Continuano le segnalazioni della situazione di degrado al mercato comunale di via Rombon. Sulle sue pagine social, il consigliere del Municipio 3, Marco Cagnolati, ha diffuso una testimonianza della criticità, chiedendo l'intervento urgente da parte dell'amministrazione competente. E siamo proprio in collegamento qui dal vivo a Milano News con Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3, per parlare appunto di questo problema. Buonasera Cagnolati, e parto subito chiedendole che cosa appunto sta succedendo al mercato comunale. Sì, il mercato comunale di via Rombon è un mercato comunale che era da anni veramente sottoutilizzato e a seguito della chiusura dell'ultimo esercizio commerciale abbandonato. Il comune cosa ha fatto? Ha fatto un bando, ha deciso di darlo in gestione a Sogemi per la realizzazione comunque di un mercato agricolo, insomma di un'opera importante. E qual è il problema? Che da quando Sogemi appunto l'ha preso, poi veramente devo dire con un progetto anche interessante in affido, non è stato fatto praticamente nulla. Perché non è stato fatto praticamente nulla? Perché durante i lavori di bonifica e di messa a norma appunto dello stabile per poi effettuare i lavori, è stato trovato appunto amianto. Amianto, e quindi si è proceduto da parte del comune a realizzare delle opere di bonifica. Ora, queste opere di bonifica erano iniziate, si sono interrotte, non si capisce bene i motivi, non si capisce bene perché dopo aver visto queste opere appunto il cantiere si è bloccato, fermato per mesi. Anche lì ho fatto una denuncia, ho scritto ai giornali, ho scritto al sindaco, mi è arrivata proprio oggi un riscontro da parte degli uffici comunali e mi è stato risposto che le opere sono interrotte perché si attenderebbe un riscontro da parte di ATS Milano, per quanto riguarda i lavori di bonifica, della struttura. Ecco, il Comune di Milano dice di essere ancora in attesa da parte dell'ok, del via libera, per questi nuovi lavori di bonifica. Adesso interpellerò anche ATS per capire un attimo quale sia la situazione, però insomma è impossibile. Cioè è impensabile che comunque uno stabile del genere, che è oggetto di occupazioni abusive, bivacchi, anche qua sono state viste delle persone entrare, uscire, cioè non c'è nessuna vigilanza. Anche, ecco, io ho chiesto questo al Comune di Milano, ho richiesto veramente un intervento perché, ok, i lavori devono ancora essere portati a termine, ci si rimbalza fra le competenze, fra ATS, Comune di Milano, la bonifica, Sogemi, e va bene, e non va bene insomma, però questa è la situazione. Ecco, almeno in attesa del completamento dei lavori, la struttura da parte mia deve essere messa in sicurezza. Cosa vuol dire? Chiusa, isolata, cantierizzata, in modo tale che nessuno possa entrare, avvicinarsi, utilizzarla per fare non si capisce bene quale traffico, insomma utilizzarla anche come bagno pubblico, quindi deve essere messa in sicurezza. Quindi i lavori impiegheranno ancora delle settimane, ok, mettiamo in sicurezza la struttura per evitare che venga utilizzata appunto e che venga occupata ripetutamente e crei quel degrado che potete vedere anche voi dalle foto che vi ho inviato. Ecco, questa sua segnalazione ha avuto qualche risposta da parte dell'amministrazione comunale? Ma sì, perché allora la risposta del comune è arrivata, adesso vediamo se oltre che la risposta seguiranno i fatti, nel senso che il comune appunto ha dichiarato che sta attendendo il progetto bonifica, è stato presentato ad ATS e sta aspettando da parte di ATS le necessarie autorizzazioni e gli avalli sul progetto di bonifica. Vediamo se questo sia vero oppure no e vediamo se a seguito di questo vengano intraprese anche tutte quelle azioni per mettere in sicurezza la struttura, isolarla e renderla inaccessibile, ok, in attesa della realizzazione di questi lavori. Io ho chiesto all'assessore, al sindaco per esempio, di cantierizzarla già per isolarla, per chiuderla in modo tale che nessuno possa più entrare, avvicinarsi, accedere alla struttura e che possa essere utilizzata anche di notte per traffici, insomma, che sicuramente più o meno, ma molto meno legali che più legali. La ringrazio per la risposta e io concluderei il collegamento chiedendole a questo punto che cosa auspica per il futuro di questa zona. Beh, allora no, io auspico che il progetto di riqualificazione del mercato vada avanti e che veramente si possa trasformare e possa diventare un punto, oltre che interessante dal punto di vista commerciale, anche aggregativo, anche per il quartiere, quindi una risorsa per il quartiere. In questo momento quella struttura è un danno per il quartiere, crea degrado per il quartiere, altro che risorsa. Secondo me con la riqualificazione potrebbero veramente cambiare le cose, potrebbe diventare da danno a risorsa per il quartiere. Però è importante che nel frattempo, siccome comunque i lavori andranno avanti,
l'area venga cantierizzata e venga completamente isolata, deve essere resa inaccessibile, perché un'area così non può diventare un'area di degrado, perché veramente mette a repentaglio, ma proprio il vivere quotidiano di chiunque abita nella vicinanza. Grazie, grazie mille quindi a Marco Cagnolati e la invitiamo ovviamente a venire qui con noi a parlare appunto di questo tema molto importante che comunque riguarda i cittadini della zona del Municipio 3, ma non solo, anche di tutta la città.